Мам, а можно я сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кожу. И если есть порох, дай огня. Вот так. Война не место для женщин. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, я... Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти. В трезвом уме да с твердой рукой в строю. Улыбайтесь, повлечем. В строю. Улыбайтесь. Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем! Понимаете? Отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы! Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Non se ne fece poi niente, doveva essere la chiesa, la cappella dell'ambasciata dell'impero russo presso i Savoia. La nostra comunità, che è poi nata negli anni 90 e si è sviluppata come parrocchia dopo il passaggio del millennio, non è certamente un fenomeno nuovo. E forse per la prima volta abbastanza visibile, anche perché la Curia di Torino ci ha dato un locale di culto molto bello e molto adatto, come potete vedere, alle necessità del culto ortodosso. E così è iniziata una delle diverse parrocchie ortodosse di Torino, con una storia sua particolare e anche alcune particolarità. Una di queste è che nonostante noi si sia di un determinato patriarcato, si cerca di essere multietnici. Immaginatevi la Chiesa russa con la maggioranza di fedeli moldavi con il parroco italiano, è già un buon mix. Irina è una cittadina della Bassa, ha visto la sua terra distrutta nel modo più barbaro possibile da parte di una civiltà che dice di essere delle più evolute, ha molte iniziative per la sua Irina.
più importanti sono quelle dell'informazione, far sapere che cosa sta succedendo, perché quello che sta succedendo nel Donbass adesso è sotto il silenzio totale dei media del mondo. Perché un religioso come lei sceglie di avere un ruolo attivo all'interno comunque di questa crisi? Perché molti suoi, si può dire, colleghi, come si dice, confratelli, non si comportano così, alcuni. Invece lei ha fatto una scelta diversa, come mai? Devo usare il vecchio detto italiano: quando mancano i cavalli da corsa trottano gli asini. Avete trovato un asino da corsa che si è messo a disposizione. Forse proprio perché non abbiamo un interesse particolare da difendere, non siamo la chiesa dei russi, non siamo la chiesa dei moldavi, non siamo la chiesa degli ucraini, non siamo la chiesa degli ortodossi italiani, anche se ci sono tutte queste cose insieme. Quindi non avendo un particolare ordine del giorno di linea da difendere, possiamo vedere quando è che vengono fatte certe vere e proprie ingiustizie, e quando c'è un'ingiustizia uno se la prende perché c'è un'ingiustizia. Ringrazio per questa icona il comandante Pavelino di Luganza. Sta cantando Luganza. Una voluta donare alla comunità, alla vostra comunità, l'icona degli spazi energetici. Quando le è stato detto da Irina questa icona che avrebbe voluto il desiderio di che fosse donata qui alla chiesa di Torino, lei sapeva comunque la storia, cioè da dove proveniva questa icona e tutto, quindi non... Ho soltanto saputo che veniva da uno dei comandanti dei cosacchi del Donbass, ma non conoscevo i dettagli. Quello che mi ha colpito è il fatto che persone che devono soffrire dei danneggiamenti e delle distruzioni delle loro chiese vengano a fare un dono a noi, che grazie a Dio di danneggiamenti e distruzioni non soffriamo. È un po' come se il ricco facesse, se il povero facesse un dono al ricco e lo lascia piuttosto imbarazzato, pensando al fatto che sarebbe ricco dover dare una mano al povero, no? E non viceversa. Papa Francesco qualche tempo fa ha parlato di guerra fra cristiani. Nel panorama del conflitto ucraino, qui all'interno della sua comunità, lei ne sente parlare o è una cosa che in qualche modo passa, non passa? Conflitti tra cristiani in questa parrocchia non ci sono stati praticamente, anche se chiaramente ci sono paesi che hanno avuto da ridire, pensiamo qualche anno fa la Georgia e la Russia per esempio, ma conflitti tra i fedeli non ci sono stati. È anche vero che la zona del Piemonte occidentale, Torino e dintorni, è poco interessata alla migrazione dall'Ucraina occidentale, quindi abbiamo una comunità molto nominale di ucraini greco-cattolici, uniati, se si può usare la parolaccia, e praticamente pochissima percentuale anche di quegli ucraini ortodossi, che soprattutto sono anche molto minoritari, che vorrebbero le chiese ortodosse ucraine indipendenti o cose del genere. E se questi ci sono, non ci frequenteranno mai, per cui diciamo in questo caso, e per quanto riguarda Torino, non abbiamo avuto la guerra tra cristiani, abbiamo avuto la somma indifferenza tra cristiani. Allora, l'icona c'è stata, abbiamo detto, la cerimonia la scorsa domenica, non sono passati tanti giorni, però
volevamo comunque chiedere, ci sono ovviamente, visto una guerra civile, anche conflitto interno tra la popolazione ucraina. Sono arrivate o potrebbero arrivare delle lamentele o qualcosa del genere per il fatto che lei ha accettato un'icona proveniente dal Donbass? Oh, le buone azioni non restano mai impunite, non possiamo sperare di far del bene passarla liscia, quindi ci aspettiamo ogni possibile punizione per qualche piccolo gesto di bontà. Penso che comunque un'icona regalata da un gruppo di cristiani a un altro gruppo di cristiani non faccia tanto notizia. Allora, padre, questa è la famosa icona che le è stata donata alla Chiesa. Questa è una delle tipologie più famose dell'icona del Nostro Signore, delle tipologie che va sotto il nome di Cristo Pantocratore, malamente tradotto con onnipotente. In realtà Pantocratore ha un'idea piuttosto di onnipotenza nel senso filosofico, di onnisovranità, se mi permettete un neologismo, cioè colui che ha il potere ma nel senso di la sovranità su tutte le cose. La scritta intorno all'icona fa capire che è una delle tipologie del cosiddetto datore di vita. Posso dire che Zodot, il Salvatore, è datore di vita. Di per sé è una delle tipologie più famose e non vi sto a parlare molto del simbolismo dell'icona, anzi non fate parlare un prete ortodosso di icone, perché sennò poi non riuscite più a farlo star zitto. E chiaramente una riproduzione ben fatta. Oggi ci sono anche quelli che le dipingono del genere, anche se visto il fatto che si stanno un po' diffondendo i pittori di icone, è difficile trovare un iconografo veramente esperto che sappia dare all'icona quell'aspetto anche di preghiera, che forse viene anche dalla preghiera personale di chi dipinge. Per questo una riproduzione fatta bene qualche volta è meglio di una icona dipinta personalmente ma fatta un po' a casaccio. Poco fa abbiamo avuto nella nostra chiesa l'arcivescovo Luca di Zaporozhe, una famosa città cosacca dell'Ucraina, un personaggio molto, molto brillante, un medico e grande attivista per la salute prima ancora di essere diventato monaco, prete e poi vescovo, una persona di enorme valore umano e spirituale che quando ci ha lasciati ci ha detto: ecco, vedete davvero che cosa ci unisce. Lui origine di Donetsk, quindi si definisce un uomo del Donbass, dice: io sono del Donbass, voi siete di Torino o siete venuti a Torino da altri paesi, inclusa anche l'Ucraina, ma Moldova, Russia e tanti altri paesi, che cosa ci unisce se non la nostra fede? E detta così può sembrare un minimalismo, ma in realtà ci sono profondità che uniscono persone di diverse nazionalità, di diverse storie, di diverse esperienze, che creano un sentore di unione a un livello molto profondo, davvero interessante. La nostra attenzione si apre, il nostro cuore, se si apre, cambierà la situazione e